Benvenuti in un nuovo video. Da come potete vedere, siamo, e anche dal titolo, siamo andate al Lidl stamattina a fare un po' di rifornimento, proprio così da non uscire tante volte da casa per andare a fare la spesa per questa emergenza che sta comunque toccando un po' tutti, ma non mi voglio soffermare su questo perché internet è strapieno e noi siamo qui per, non per parlare delle solite cose, ma per cambiare un po' e per farvi vedere un po' la nostra spesa. Dico nostra perché io vi farò vedere tutta la spesa della famiglia, devo dire anche abbastanza sana, quindi iniziamo subito. Allora, reparto verdure, abbiamo preso i miei cavoletti di Bruxelles, che sapete che io li amo. Poi abbiamo preso un broccolo, buonissimo. Vabbè, ho preso l'avocado, ne ho presi due, sta ancora nella busta perché non riuscivo a toglierla, sincera, ma non volevo sprecare il sacchetto a romperlo. Poi, raga, ho preso questo minestrone. Appena ho visto i funghi, ho detto no, vabbè, lo devo prendere. Diciamo che è un minestrone, è un mix di verdure speziato. Vabbè, raga, mi andava troppo. E poi ho visto proprio che ci sono i pezzettoni. Quindi ho detto no, vabbè, questo lo devo prendere ed è comunque 750 grammi. Ho anche già un'altra confezione, quindi come verdure, anche se non abbiamo le verdure fresche, devo dire che per un po' ce l'abbiamo. Io sono andata un po' a caso, poi ho voluto prendere queste gallette qui ricoperte. Sono le gallette di riso ricoperte con cocco e cioccolato normale. Sinceramente, raga, mi ispiravano un botto. Sono queste qui bio, e quindi le ho volute prendere. Andiamo in quest'altro reparto. Ho preso la famosissima Schirella, che ha dei valori nutrizionali ottimi, e infatti a basso contenuto di grassi. La voglio provare sulla pizza prima. Ho questi capelli che mi danno fastidio. Poi ho preso un po' di yogurt. Volevo prendere anche i nuovi budini proteici, ma zero, raga, non li ho trovati. Quindi ho preso due skyr che sinceramente convenivano tantissimo. E quindi ne ho presi due. Poi ho preso i fiocchi di latte, questi qui. Questi, mi sbaglio, li provai già e sono molto buoni. Questi, raga, mi fanno impazzire. Sono gli Ofruit della Milbona, scusatemi. Eccoli qui, io sinceramente i valori non sono neanche tanto male. Poi mi andava e le ho voluto riprendere. C'ha tipo questa confettura sopra e poi lo yogurt, buono buono buono. Ho preso il lampone, ok, e quest'altro qui che è pesca e maracuja, top. La mamma ha preso uno yogurt al cocco, questo qui della latteria. Volevo prendere quello grande che era tipo 500 grammi, però bianco, ma non mi piacevano i valori, quindi non l'ho preso. Sinceramente, se devo prendere uno yogurt bianco, lo voglio un po' pure proteico. Poi ho preso lo skyr senza grassi, questo è buonissimo, lampone, e mango e maracuja. No, questo è pesca e maracuja. Devo dire la verità che questo gusto non mi piace per niente. Poi ho preso, scusatemi, le inquadrature, un'inquadratura, l'albume, che non può mai mancare. I miei hanno preso la Nutella, stava in offerta. Poi questo qui che sono gli arachidi dell'Alesso, cioè questa marchia è questa marchia. Questo marchio è buonissimo. Eccola qui, e poi comunque convenivano. Questi sono salati, infatti li ha presi mamma. Andiamo un po' al reparto carboidrati. Allora, sì, a me arrivano i messaggi. Della Certossa ho preso questo pan bauletto bianco. Mette a fuoco, grazie. Due confezioni. Poi mulino bianco, abbiamo preso le fette biscottate. Sinceramente convenivano. Noi prendiamo sempre questo pacco da 4 perché comunque siamo tanti in famiglia. E sinceramente conviene più prendere questo qui che il pacco da 2. Poi abbiamo preso i crostini. Io ho preso queste qui, oh, che di solito prendevo sempre l'altra versione perché queste non le trovavo mai. E ho preso della Jean Pierre delle fette croccanti con sesamo. Ho detto, voglio provarle queste qui, oh. Poi ho preso il saltimbocca, che sapete che io lo amo, e anche comunque c'è per i miei, per comunque mia sorella, che a volte è comoda la sera. Io ho preso questo qui che è un pan bauletto integrale della Certossa. Sì, scusatemi se sto un po' correndo, ma è anche inutile che mi soffermo su pane. Alla fine sapete che se l'ho preso significa che mi piace, poi anche valori eccetera, cioè raga, sono buoni. Poi ho preso queste novità. Allora, ho preso questo che è una puccia salentina. Sinceramente di Italiamo, i valori non erano niente male e quindi l'ho presa subito. Cioè, guardate qua. Metti a fuoco.
Comunque c'è, raga, 4 grammi di grassi, 50 di carbo, 8 di proteine, niente male. E poi ho visto questa novità. Io poi da Lidl non ci vado da un sacco di tempo. Il marchio Eridanus, boh, comunque questa è qui, ed è la pita bread. No, vabbè, la devo prendere. Questa si apre e poi potete farcirla come volete e i valori sono buonissimi. Comunque questa macchina fotografica a volte mette a fuoco e altre volte non ne vuole proprio sapere. Vabbè, comunque raga, ve lo dico io, per 100 grammi 244 calorie, poi grassi 1, carboidrati 47, proteine quasi 10, quindi niente male. Allora, ma che è oggi? Spostiamoci in quest'altro reparto della Deluxe. Abbiamo preso questi tortelloni ripieni di spinaci, anche valori niente male. Abbiamo preso due confezioni perché comunque sono 250 grammi. Queste le devo assolutissimamente provare, penso che le proviamo insieme domani in un vlog. Perché non so se già vi ho detto, ma qui su YouTube, no, su Instagram, sì, mi raccomando, seguitemi su Instagram che ogni giorno, se tutto va bene, uscirà un video tranne la domenica. Poi abbiamo preso questo pane bianco, cioè raga, Lidl su queste cose è top, aveva tantissime cose, dolci, pretzel, adoro, infatti abbiamo preso il pane bianco. Poi della Maffei, giusto, hanno fatto questo mix. Io di solito li trovavo sempre singoli, sia di, diciamo, orecchiette con trofie. Pasta fresca di semola di gran duro integrale. Queste sono buonissime. Poi vabbè, la mamma ha preso il cheddar. Devo dire che ho fatto la spesa più io che lei. Ha preso il salmone affumicato. Io ho preso il quark magro, che sapete che io, mi piace, quando vado lo prendo spesso. I valori, vabbè, sono buonissimi, hanno 12 grammi di proteine, 1 grammo di grassi e 4 di carbo. Scusatemi se lo metto a fuoco, ma a volte anche lei perde colpi. Poi vabbè, mamma ha preso la burrata e io finalmente ho trovato solo queste due barrette proteiche. Allora, barretta proteica, fragole e cacao, che non mi soffermo più di tanto, al 50% di proteine, perché queste vedete in un vlog, cioè non un vlog, scusatemi, in un video assaggi, e vaniglia e yogurt. Vediamo un po' come sono e se ne vale la pena insieme in un video. Poi, ultimi prodottini, questi. C'è, raga, mia sorella impazzisce della Crowfield, vabbè. Comunque sono questi qui, oh. Cioè, sarebbero i pezzotti di quell'altro là originali, o come si chiamano? Non mi viene mai il nome. Comunque, raga, questi ne ho preso due confezioni. Cioccolato bianco ripieni di latte. Cioè, raga, sono la vita, dovete prenderli. E poi, vabbè, i miei hanno preso, mia mamma ha preso per tutta la famiglia il restante. Questi salatini della Doria. Questi sono buonissimi. Io mi ricordo quando ero piccola, comunque li portavo a scuola. Buoni, buoni, buoni. E quindi, raga, mi sembra che vi ho fatto vedere tutto. Scusate il mio impappinamento, ma mi sto fermando un attimo da stamattina. E quindi, niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!